Amici di Fiesta TV, siamo tornati qui al Teatro Bolivar per intervistare un rap symbol giovanissimo. Avete indovinato? Sì, proprio Rocco Hunt. Prega per frate mio, camarone la compagna, vo pa giusto a vivere, mi coriavo le semagne. C'è ancora mo cerca luce, ha detto buche una persona, c'è ancora troppo fiducia, per una birra che hanno a mano, troppi frate. E ciao Rocchino, ben trovato, come stai? Tutto a posto, grazie. Un saluto a te innanzitutto e a tutti gli ascoltatori di Fiesta TV. Ok, poco più che maggiorenne, siamo coetanei allora? Sì, sei del 94? 95 io, okay. Un po' più piccolina. Sì, vabbè. Ok, porto quell'anno di esperienza in più. Hai ragione. E insomma, sei molto bravo con il rap, yeah. E ti impegni anche nel sociale, essendo anche molto giovane, non è facile, sai? Assolutamente, anzi è una tendenza che i giovani non stanno proprio seguendo, quella lì del sociale, quindi sono un po' la differenza, no? E ci tendo comunque a portare ai giovani ragazzi, cioè consigli positivi, cioè cose positive in questo mondo pieno di stereotipi, di falsi stereotipi, anzi io comunque tendo ad occuparmi sempre del sociale, non perché è cioè, una cosa che mi sveglio la mattina e la voglio fare, perché la sento dentro, no? Sento comunque, avendo avuto la possibilità di trasmettere il mio pensiero tramite il rap, sento la responsabilità di dover dire qualcosa a questi giovani. Certo, è questo che fa la differenza, molto importante. E invece parliamo dello spettacolo Io Posso Live Theater. Sì, questo misto tra rap e teatro, regia curata da Sasa Palumbo. Un po' di mano gliel'ho data pure io, dai, non facciamo tutto. Già questa volta non è sturto, va bene? No, per carità. No, scherzo, ci divertiamo, sarà una bella cosa, uno spettacolo per le famiglie, quindi non solo per il mio target di giovani. Speriamo bene, dai. E invece ricordiamo un po' poeta urbano e soprattutto spiraio di periferia. Assolutamente, hai fatto una giusta riflessione, perché adesso tutti ricordano poeta urbano, siccome è il primo ufficiale, no? Però io comunque vengo da Spiraglio di Periferia, che è uno street album che io ho portato in tour. Io andai a stampare per la prima volta, io ho fatto tutto, capito? Io, come mi sfottano i miei amici qua a sinistra. Che... Invece le collaborazioni soprattutto con Clementino e Ntò, che ti hanno fatto capire che eri sulla strada giusta, la tua strada. Assolutamente, perché io sono ed ero ai tempi fan di Ntò, di Clementino, quindi di questi artisti che mi hai nominato tu, io andavo ai concerti, no? Ero sotto la transenna ad alzare le mani quando loro facevano il concerto. E io sono passato da dietro la transenna fino a Stroval Parco a collaborare con loro, no? Quindi per me è stata davvero una grandissima soddisfazione. L'esperienza. Assolutamente, io mi auguro che qualsiasi persona che abbia un idolo possa provare l'emozione che ho provato pure io. Esatto, per te è molto importante l'autenticità, soprattutto anche quella nell'hip hop classico. Assolutamente, io non mi pongo barriere, sai, però ho sempre una linea che è quella là dell'hip hop classico, è quello lì che mi ha portato qui, cioè capito? Pezzi come Non ci sta paragone, come Mario Solo, sono comunque rappresentano come me. Non ci servo. Bravissimo. Claro, Mario Solo. Qua giù. E allora, parliamo di Sanremo. Sanremo 2014, cresce il successo, cresce l'emozione. Parteciperei con un brano, un giorno buono. Sto tremando. appena pronunciato Sanremo. No. Vabbè, giovanissimo, è un traguardo. Sì, ancora non mi sembra vero poterlo dire, no? Però, ma invece te lo meriti. Grazie. Andrò lì a rappresentare la mia terra con un pezzo molto importante. Ma parliamo, a parte gli scherzi, parliamo seriamente. C'è questo pezzo che si chiama Un giorno buono, che comunque parla un po' di tutte le tematiche d'attualità che sta affrontando la nostra terra, tipo la terra dei fuochi, non so, il migrare delle persone della nostra terra per andare al nord oppure in un'altra nazione. Cioè, questi sono fenomeni che ho avuto il bisogno di denunciarli, no? Manco a fare apposta c'era questa cosa del festival, abbiamo deciso di portare questo pezzo qua, appunto per sensibilizzare le persone ad un tema nuovo, portare su un palcoscenico importante come quello dell'Ariston un tema nuovo, affinché anche al nord Italia, in tutta Italia, si parli di questo argomento. Ovviamente non con la negatività dell'affrontare il problema, anzi, io ho posto un problema così difficile in una chiave positiva, cioè nonostante abbiamo tutti questi problemi, io spero che per la mia terra e per tutti i miei cointerrani un
giorno possa arrivare a New York buono, quindi questo è il sinonimo di speranza. Bella, una bella speranza. Quale canzone ti rappresenta di più? Un brano rappresentativo? Ma sicuramente L'amore, cioè non c'è sta paragone come primo pezzo, perché è stato il primo pezzo con cui ho fatto un boom, cioè no, nella scena underground inizio a girare, non c'è sta paragone, quindi sono affezionato perché è il mio primo video, il mio primo pezzo. Mentre L'amore vero è quello lì più sentito, no? Quello lì che quando lo sento mi emoziona ancora. E credo quello lì sia un pezzo immortale, capito? Perché ogni volta che l'ascolto provo un'emozione nuova. Immortale per me, intendo. Vabbè, oh, certo, è stato un grande successo anche su YouTube. Sì, sì, non ci posso lamentare, è andato abbastanza bene. Esatto, adesso una domanda un po' più personale: come la vedi una donna rapper? Io non rappo assolutamente. Però dal cappellino Money. Mi sono vestita in tema. Dal cappellino Money sembra di una gangsta girl. No, scherzo. Io non ho pregiudizi. Cioè, abbiamo avuto donne che hanno fatto rap in America. Cioè, perché non dobbiamo averlo noi in Italia, no? È vero, manca. Averle. No, ci sono comunque rappresentanti, cioè, che io ricordi, cioè Baby K, Lupo Luna. Cioè, ci sono tante donne che rappano. Io credo che come un uomo abbia i propri problemi, anche una donna abbia il proprio disagio da mettere in rima, quindi anzi, cioè, c'è anche più curiosità a sentire una donna che dice: io mi sono scocciata di lavare i piatti, oppure di fare le faccende di casa, perché no? Esatto, allora ci penseremo a questa cosa. E vogliamo salutare i nostri amici di Fiesta TV e tutti i tuoi fans con un rap, magari. Ok. Ho nome Rocco Antonio, saluto a TV Fiesta, ma stiamo brillando come organizzatore con quella mese fa Cristo, e secondo me frate non lo sai, fratello sto buono, chi mi schifava in mezza vino, ma vero per televisione. Me lo faccio da solo, blu, C'ha vita la costretta, punto fiero da bragasso. Se c'ha vita mette stretta, chiude a nante, chiude scas. Chiove forte, nego colpo, ogni rimosso, bruci un colpo. Fumo chiagne, bagno volto, tutto resto, gira storto.